tutte le categorie del nostro mondo, presidenti di federazione, grandi atleti, enti di promozione, ne vedo in sala 3, ne vedo in sala 3. L'ICS, vedo Vincenzo Manco con la sua ISP, vedo Marco Gabbiolo con le ACRI. Beh, insomma, non perché sono qui perché hanno una sensibilità. È importantissima la legge sulla cittadinanza e io credo che sia una cosa importantissima che nello sport si sia ragionato di cittadinanza sportiva, anticipando quel tipo di esigenze, cercando di dimostrare che per quella strada si poteva aiutare un processo, si poteva in qualche modo costruire una strada. Calcia storie, credo che sia una bella cosa, che è nata da una chiacchierata qualche anno fa con gli amici della WISP. Questo è un esempio di come il calcio può andare in giro nelle scuole a raccontare storie belle di integrazione, di contrasto alle discriminazioni, di contrasto al razzismo. Abbiamo avuto video, articoli giornalistici, video musicali, libri, storie raccontate in maniera assolutamente originale e creativa. I mondiali antirazzisti questa notte. 19 edizioni, abbiamo vissuto i mondiali antirazzisti anche in modo itinerante, spostando sempre all'interno della regione Emilia-Romagna, ma siamo partiti da Montefiorino, provincia di Modena, poi abbiamo transitato per Montepiumiglia, siamo arrivati a Casalecchio di Reno e oggi da 4 anni, anzi da 5 edizioni siamo a Castelfranco Emilia e siamo ritornati in provincia di Modena. E abbiamo cominciato all'interno della rete FARE, quindi dentro la rete europea antirazzista, abbiamo cominciato con una grande esperienza delle squadre di calcio a 7 e in sostanza delle società di football appunto europee ed internazionali. La cosa man mano si è allargata e è diventata oggi partecipazione di territorio. Oggi non è più soltanto l'esperienza degli ultra e delle squadre di calcio, tutti accomunate appunto dal tratto, diciamo, distintivo dell'antirazzismo e dell'antidiscriminazione, ma è diventata un'esperienza appunto di territorio, quindi di associazioni, partecipazione di migranti, si gioca diciamo in squadre miste, uomini e donne insieme, senza alcuna differenza. Una particolarità, noi abbiamo deciso da qualche anno a questa parte di svolgere le finali giocando semplicemente ai rigori, cioè facendo tirare rigori, per abbassare il livello agonistico e quindi, come dire, per immettere anche elementi, diciamo così, di democrazia dentro anche la partecipazione dei mondiali. E sono momenti anche di riflessione, perché facciamo convegnistica su tutto il tema dell'antirazzismo e ne approfitto anche per, soprattutto nel tiro di questo premio, per ringraziare i tanti volontari che ogni anno ci permettono di portare a casa un grandissimo risultato. Qui è in sala tra l'altro anche il responsabile delle politiche internazionali Carlo Balestri. Ne approfitto per ringraziare Marco Brunelli per l'esperienza presentata prima, davvero, davvero, davvero ottima. LUNAR, l'Associazione Italiana Calciatori, insomma una rete che negli anni, nelle 19 edizioni, si è assolutamente allargata. Continueremo a fare la nostra parte, siamo molto contenti, ringraziamo il Ministero e il CONI e porteremo in dote questo premio alla ventesima edizione. Grazie ancora, Pietro Marco, Presidente dell'UNIS. Riguardo ai mondiali antirazzisti, siamo già stati anche premiati a livello europeo come la migliore buona pratica italiana. Adesso c'è il riconoscimento del CONE delle politiche sociali e per il lavoro che abbiamo fatto. Poi, se consideriamo poi che nelle 5 finalisti c'è anche il Calciastorie, per cui un progetto che abbiamo fatto insieme alla Lega Calcio di Serie A, non possiamo non essere soddisfatti. Se andiamo a vedere poi i 12 progetti di buone pratiche, per cui guardiamo il libricino, vediamo che c'è un 50% di queste buone pratiche vengono comunque dal mondo WISP o da società affiliate al WISP. Vuol dire che su questo terreno noi siamo all'avanguardia, facciamo di per sé scuola e dobbiamo continuare, insomma, a far sì che questi nostri valori vengano sempre più diffusi all'interno della WISP e poi soprattutto anche all'esterno.